Sinistra, l'Italia con la Macedonia, Sinner verso le semifinali, ovviamente il Napoli di Mazzarri, il ritorno di Walter, tante cose in questa puntata di Marte Sport Live. Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live sino alle 14, Gigi Soriani regia, saluto Gio Gagifuni che mi ha preceduto insieme a Enzo Rambone e i vostri messaggi al 339-666-9990, tre coordinate in questa puntata di MSL, sicuramente il Napoli di Mazzarri con il lavoro e anche quello che è successo ieri a Castelvolturno in questo allenamento congiunto amichevole con la Juve Stabia, capiremo un po' quello che è successo da un testimone diretto, poi sicuramente un riferimento al fenomeno Jannik Sinner nel tennis che appassiona tutti gli sportivi italiani e i tennisti napoletani, appassionati tennis napoletani, ma ovviamente c'è l'Italia, trappola Macedonia, così nella pagina 36 della Stampa il titolo del pezzo di Guglielmo Buccheri, che saluto, ciao Guglielmo, buongiorno. Ciao Dario, ciao a tutti. E grazie per essere con noi. Grazie, effettivamente è una trappola ed effettivamente è un po' la bestia nera questa Macedonia di Elmas, volendo fare riferimento al calciatore del Napoli. Spalletti ha utilizzato iperbole, ha utilizzato anche l'epica per spingere la sua squadra, ma soprattutto, caro Guglielmo, ti chiedo come sta l'Italia di Spalletti, secondo te? Sì, diciamo che le iperbole, vabbè, fanno parte del personaggio, voi lo sapete meglio di tutti, forse sono anche un po' troppo abusate, perché onestamente sì, appunto la Macedonia è un tabù e noi secondo me facendo così contribuiamo a crearlo ancora di più, ancora più forte questo tabù. Certo, non l'abbiamo mai battuto in casa, 2-2 a Torino nel 2017 e soprattutto la notte di Palermo. L'Italia sta bene, nel senso deve stare bene, perché manchiamo soltanto noi, possiamo dire, agli europei del 2024, perché tutte le grandi, al netto della Germania che è il paese ospitante, comunque dalla Spagna all'Inghilterra, alla Francia, al Belgio, al Portogallo, hanno già il pass in tasca. Noi ci siamo complicati la vita come al solito, non posso immaginare l'Italia fuori, ma non voglio nemmeno immaginarla a marzo agli spareggi eventuali, perché al momento sarebbero contro squadre tipo semifinale Polonia, finale Croazia, quindi avversari da brividi. Quindi io credo che oggi la partita, naturalmente, come ha detto poi ieri Spalletti alla fine dei suoi grandi giri di parole, bisogna, conta solo il risultato, quindi bisogna vincere per poter poi almeno anche pareggiare lunedì alle Leverkusen, dove non sarà tutt'altro che facile. E io sono molto curioso di vedere, cioè una cosa che mi dà molta fiducia stasera è il ritorno di Jorginho al suo livello, perché ha giocato 180 minuti, come sapete, da titolare con la fascia nell'Arsenal, e se Jorginho sta bene, io credo che Jorginho da un lato non ha i redi come tipo di gioco al momento, e dall'altro può far girare veramente come ha fatto nel periodo magico delle notti magiche qui a Roma, e non solo a Roma, può far girare tutta la squadra. Assolutamente sì, detto che c'è stato questo abbraccio al Bambino di Gesù tra Spalletti e Totti, alla presenza tra gli altri anche di Di Lorenzo, che era uno degli azzurri in delegazione appunto all'ospedale per portare conforto e sorrisi ai bambini. In chiave Napoli, caro Guglielmo, Raspadori attaccante insieme a Berardi e Chiesa, perché questa scelta oggi e non lunedì, quando probabilmente ci sarà da combattere di più? Quello è la tua riflessione e la risposta. Io immagino che la scelta di Spalletti sia proprio da valutare nei 180 minuti, quindi la gara di oggi è quella tra tre giorni a Leverkusen. Sarà un ambiente molto caldo, un clima molto 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 adrenalinico, e evidentemente un giocatore come Scamacca può essere più utile. È chiaro che poi Scamacca può essere anche, o potrà essere, la carta in corso d'opera anche stasera nel finale, qualora, non auguriamocelo, la partita dovesse mettersi non come speriamo tutti, però al momento, ecco, contro la Macedonia, che poi anche due mesi fa a Skopje l'Italia, il debutto, no, come vi ricordate, di Spalletti, l'Italia giocò bene, poi c'è stato l'errore di Donnarumma sul gol, che poi noi con la Macedonia bisogna sempre stare attenti l'ultimo quarto d'ora, perché appunto infatti, nelle due occasioni a Palermo, vabbè, è noto a tutti, ma anche a Skopje abbiamo preso gol a pochi minuti dalla fine. Spalletti, Guglielmo, nel salutarti, ha fiducia in Raspadori attaccante, però manca il gol di Raspadori con Spalletti CT, quindi magari chiudiamo il cerchio questa sera, vince l'Italia e segna Raspadori. Sì, anche perché poi mancano i gol degli attaccanti, ma lì ci andremo a impelagare in un discorso molto molto più ampio. Comunque è chiaro che una fiducia cieca in Raspadori, e io credo che queste potrà essere la partita di un giocatore come Raspadori. Ripeto, poi ora il tabù è giusto che noi diamo enfasi, la squadra con queste, però onestamente la Macedonia è 68 credo nel ranking, i numeri contano quello che contano, però
credo che insomma, non ritrovarsi al terzo tentativo in casa senza successo sarebbe veramente grave. D'accordo con te. Caro Guglielmo, grazie per il tuo intervento e buon lavoro, ti leggiamo domani sulla Stampa. Grazie a voi, a presto, buona giornata, grazie. Grazie Guglielmo Buccheri, inviato della Stampa, tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Divertente questo, però devo dire, di l'allenatore della Macedonia per motivare i calciatori nello spogliatoio fa sentire tutti i frutti di Little Richard, può essere invece quello dell'Italia, quale canzone, caro amico battutista. Ci fermiamo, tra poco parliamo anche di tennis, andiamo a scavare nel Napoli di Mazzarri ancora di più, a tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarrataro, Gigi Suera in regia, collegato con noi dal Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno Marziani. So che ti fa piacere fare con me questa parentesi di tennis, siamo tutti travolti dal talento di Jannik Sinner. Ci colleghiamo con Torino, sì, perché con noi è un grande tennista, un grande napoletano, Diego Narciso. Ciao Diego, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Fai parte dell'organizzazione, insomma, di queste Finals ATP a Torino. Domani, anzi oggi, conosceremo l'avversario di Sinner. Il tuo commento però a questa conferma, non possiamo dire esplosione, questa consacrazione di Jannik. Ma semplicemente Jannik ha fatto quello che doveva fare un atleta che vuole chiaramente andare a mettere in chiaro le gerarchie in campo, no? Anche nei prossimi anni, per cui era normale che, avendo sempre perso contro Gerrune, è stato proprio la cosa più importante da fare. Lui l'ha detto all'intervista dopo con me in campo, sì. La cosa più importante per lui non era la qualificazione, che avevano tra l'altro annunciato ovviamente prima del suo ingresso, quando stava già in procinto di arrivare all'Alpi Tour, ma era l'unico suo obiettivo era la vittoria, per cui d'altronde i giocatori di un certo livello, ma non solo nel tennis, ma in tutti quanti gli sport, nel momento in cui fanno le gare più importanti, le semifinali, finali, Coppa del Mondo, qualsiasi cosa, vogliono l'avversario più importante in campo, per cui il discorso di dire perdo per non far stare il gioco eventualmente in finale è la cosa più, è come se Messi non volesse fare, voglio dire, la finale del campionato del mondo contro, che ne so, contro Haaland oppure contro Cristiano Ronaldo, non certo. Questione di mentalità, no Diego, di voler certo, misurarsi ancora con i più grandi, cioè la più grande, secondo io sono convinto che nell'immaginario perfetto di anni, che vincere domani e poi con Alcaraz o chi è davanti e poi battere Djokovic in finale, cioè questo è proprio il non plus ultra per lui, perché ovviamente gli darebbe una fiducia, una sicurezza in se stesso, che dopo si ritroverà nel futuro. Fabio, non so se è una domanda per Diego. No, intanto lo saluto. Saluti, ciao Fabio. Ciao Diego. Io sono totalmente incompetente in materia. Ma ormai tra esattamente meno di un anno saremo tutti 60 milioni di coach internazionali. Esatto, bravissimo. Ma io infatti questo parlavamo per una rossa, dicevamo le strategie di luna. È vero, verissimo. Invece no, ci affidiamo a te, però Fabio, vai. Sì, no, però ho vissuto con i colleghi in redazione, che sono molto molto più esperti di me, queste serate entusiasmanti, cioè veramente ci ha incollato al televisore fino all'ultima palla. Io poi mi chiedevo, vedevo tutti molto più brillanti nei commenti eccetera, io mi facevo la domanda stupida, dico, ma sto ragazzo è veramente destinato a diventare il numero uno del mondo piuttosto velocemente? Allora, se mi chiedi se velocemente, meno velocemente non lo so, nel senso che sicuramente io l'ho detto, ho dichiarato, ma quando lui vinse in epoca non sospetta, vinse i Next Gen, e dichiarai che questo è un giocatore che aveva tutte le potenzialità per diventare numero uno al mondo. Adesso in questi giorni ha dimostrato di avere il livello e la qualità per poterlo fare, non ufficialmente, ha battuto tutti negli ultimi tempi, è stato il giocatore più vincente contro i top 10 e ha battuto già due numeri uno al mondo nel 2023, Alcaraz e Djokovic. Questo vuol dire che ha le potenzialità, la qualità e sicuramente per farlo. Poi
lo diventerà, secondo me sì, al 100%, lo dicevo già prima, quindi lo diventerà quando, questo è difficile dirlo, nel senso che se Djokovic chiaramente 36 anni, lui 22, è ovvio che Djokovic ancora 1, 2, 3 voglio dire anni, dopodiché Novak è fuori dal problema di età. E lì a questo punto si aprono chiaramente tutti gli scenari possibili e immaginabili, perché lui è il dominatore degli ultimi 3 su 4 grandi slam degli ultimi anni, per cui è ovvio che sarà, quindi sarà uno dei contendenti alla vittoria del grande slam, tutte le dei grandi slam, quindi a diventare il numero uno del mondo tutti gli anni. Ecco, questo è vero. Poi, quando lo dovrà, presto o tardi, non lo sappiamo, però sicuramente lo sarà. Diego, domanda banalissima, però è la verità. Poi quando ci sono i grandi fenomeni, Alberto Tomba, la Pellegrini, piuttosto, al di là del discorso di diventare tutti esperti, però per il movimento tennis, che già è in enorme crescita in Italia negli ultimi anni, grazie anche a Berrettini, Musetti e tutti gli altri, però porta, no? Porta a un discorso di cambiamento, di emulazione, di tentativo di emulazione, quindi è importante anche per la Campania, per esempio, questo tipo di affermazione italiana. No, ma ovviamente ci mancherebbe. Cioè, noi questa cosa qui viene dal, nasce questo movimento, il movimento del Dino Sport nasce dai risultati, perché i risultati di vertice, come hai detto tu, trainano praticamente poi i ragazzi, fanno sì che i ragazzi, anziché guardare Cristiano Ronaldo e Leo Messi solo loro, invece guardino anche in casa Sinner piuttosto che Alcaraz, piuttosto che questi giocatori qui, no? Federer, sì. Nadal, avendocelo in casa un numero uno, è chiaro che faremo tutti i tennisti, nel senso che molto probabilmente le scuole tennis, come già sta accadendo, cresceranno del 50, 60, 100%, faremo nuove implementazioni di ovviamente di poi anche di infrastrutture, perché saranno fatte infrastrutture nuove. Vi faccio un esempio: Alpi Tour 13.800 persone indoor, che è enorme, è uno diciamo è il palazzo più importante d'Italia, è piccolo, cioè nel senso che è piccolo, nel senso che qui se avessimo avuto 30.000 persone o 25.000 avrebbero riempito 25-30.000 persone. Quindi ovviamente che tutto questo va a favore di tutti noi e della salute dei ragazzi, perché poi lo sport vuol dire salute, vuol dire che i ragazzi faranno sempre di più sport a livello, ripeto, non professionistico ma assolutamente agonistico, amatoriale, e quello vorrà dire essere degli sportivi e quindi delle persone equilibrate, con salute, con il rispetto di delle cose più importanti, le regole della società, le regole, cioè non contro gli abusi, a favore contro l'obesità infantile, insomma è tutta una cosa che dobbiamo, è il movimento che cresce e che fa bene alla società, insomma, per l'inclusione tra le razze. Cioè noi qui, per farvi capire, noi abbiamo qui una multirazzialità impressionante, con religioni indù, con religioni musulmane, con chiaramente cristiani, cattolici, cioè non esiste. Da noi lo sport è fantastico per questo, perché si va oltre, ci sono i russi che giocano senza nessun tipo di problemi, perché non è quello, cioè lo sport va oltre, perché il rispetto della persona è la prima cosa dopo di tutto, quindi del proprio pensiero, della propria libertà di culto, di volontà, ed è fantastico. È vero, è così. Diego, grazie per il tuo intervento, complimenti per i commenti che fai, per anche quello che fai per il tennis. A presto. Vi ringrazio, un abbraccio, ragazzi. Un abbraccio a te. Ciao, grazie. Diego. A Diego Narciso. Fabio, ti ho trascinato in questa parentesi perché bella, grazie. Ci vuole parlare anche di queste realtà splendide che ogni tanto sport ci dissolgono dal calcio, che poi fagocita un po' tutto il movimento sportivo italiano. Pur essendo noi calciofili, ma siamo consapevoli entrambi che non può essere sul calcio. Però sul calcio, caro Fabio, ti trascino di nuovo, diciamo, perché io sto dicendo in questi giorni, bellissimo da Marco Orti, il ricordo di Mazzarri, i tre tenori e quant'altro, la zona Mazzarri, siamo tutti ancora con il cuore che batte forte per queste cose. Però se io ti dico che bisogna mettere da parte questo assolutamente, ma anche la perplessità che è giusto che ci sia, visti gli ultimi risultati ottenuti dal tecnico Mazzarri, è la strada giusta questa? Cioè pensare solo a quello che sarà ovviamente il campo e il futuro? Allora, è la domanda più difficile del mondo in questo momento, perché tutti i commenti, secondo me,
non possono fare altro che vagare nel mondo della teoria in questa fase. Si pensava dopo la scelta di Garcia che avrebbe potuto dare qualcosa che poi non è mai arrivato. Oggi capisco le perplessità, comunque legittime o quantomeno gli interrogativi rispetto proprio a quello che dicevi tu, cioè Mazzarri comunque viene da un paio di situazioni non esattamente saltanti, comunque era fermo da un po', eccetera eccetera, però il calcio è alchimia. Il Napoli ha una grande squadra e quell'alchimia non si è creata con Garcia. Il Napoli continua ad avere una grande squadra che sicuramente viene da un momento di tra virgolette depressione, demoralizzazione, quello che vuoi, comunque non ha certo il morale alle stelle, però continua ad avere una grande squadra, è sempre la stessa grande squadra che ha cominciato la stagione e magari Mazzarri potrà essere bravo a creare quell'alchimia, mi pare che sia presentata nella maniera migliore possibile, cioè ripristinando o comunque avendo il progetto di ripristinare quei concetti che avevano reso fantastica questa squadra l'anno scorso, e se riuscirà a creare l'alchimia farà le cose semplici, perché il calcio spesso è molta semplicità. Il centravanti deve fare il centravanti, Lobotka deve fare il regista, non il medianaccio, neanche lo schermo, Raspadori quando gioca deve giocare lì dove gli piace, Osimhen il totem, Kvaratskhelia deve fare Kvaratskhelia e quindi il suo calcio libero come ama lui, giocare a sinistra, sereno, tranquillo, fare quello che sa fare. Se Mazzarri riuscirà a dare alla squadra di nuovo questa gioia delle piccole cose che loro sanno fare, che i giocatori sanno fare a memoria, allora magari il Napoli si potrà divertire di nuovo e le perplessità spariranno. Poi capisco, è comunque una scelta audace che ha fatto De Laurentiis, probabilmente era quella rischiosa, ma probabilmente quella che ti permetteva di scommettere su una normalità a breve termine. Mazzarri non ha delle esigenze particolari dal punto di vista contrattuale, è arrivato sapendo per adesso di dover stare fino a giugno, poi il calcio è imprevedibile e comunque c'è una stagione, purtroppo va detto in questo momento, in campionato da salvare, perché il Napoli per le potenzialità che ha Parzialmente anche compromesse, se vogliamo, Fabio. Però nel prima di salutarti, perché il tempo purtroppo scorre, volevo chiederti, secondo te, secondo quello che sai, perché sei un cronista di razza, i primi segnali di come è stato preso Mazzarri, chiaramente sono indizi, piccolissimi segnali, anche perché ci sono pochissimi giocatori. Hai detto bene, piccolissimi, però secondo me bene, molto bene, perché serviva un uomo di campo. Uno dei grandi motivi di delusione o comunque di poca soddisfazione era proprio il lavoro in questa prima fase, poca comprensione di certi principi si è visto in campo. Mi pare che Mazzarri sia proprio un uomo di campo, invece uno di quegli allenatori alla Spalletti, alla Sarri, che arrivano al campo 4 ore prima e vanno via 3 ore dopo la fine dell'allenamento. Uno che si mette lì, martella, spiega, parla. Ho visto un video dove spiegava lo stop orientato a Gaetano, che non è proprio l'ultimo dei giocatori arrivati, tecnicamente è un ragazzo che ha tanta qualità e credo che lo stop orientato lo sappia fare. Mi ha ricordato un Sarri che spiegava ad Albiol la marca, la posizione della marcatura, Albiol, parlando di uno dei più grandi difensori della storia di Spagna degli ultimi 20-30 anni, e questo ti dà la misura di quanto un uomo di campo incida nel lavoro quotidiano, che è quello che al Napoli serve, secondo me, perché ripeto, talento ce n'è in abbondanza, bisogna farlo esprimere. È vero. Fabio, grazie, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport, un abbraccio. No, domani buon non mi leggerai. Ah, allora domenica. Dobbiamo accontentarci di Giordano, vabbè, che vuoi fare? Esatto, un abbraccio. Esatto, solo Giordano. Un abbraccio. Ciao a tutti. Un abbraccio forte a Fabio Mandarini. Intanto Napoli sarà la capitale europea dello sport 2026, ha vinto che il ballottaggio con Saragozza, si aprono in situazioni interessanti per gli impianti, in particolare dice il sindaco Manfredi, ma su questo poi approfondiremo anche. Tra un po' altri ospiti, pubblicità. Marte Spotlight.
Marte Spotlight. Eccoci tornati, allora subito i prossimi ospiti, il collega della RAI, Dario Di Gennaro. Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno a tutti voi. Che piacere averti con noi e saluto anche il grande capitano, icona del Napoli e della dedizione alla causa azzurra, Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi tutti. Allora, subito domanda flash, poi andiamo sul discorso più ampio. Dario, come, che ne pensi del ritorno di Walter Mazzarri? Credo che sia una ottima operazione nostalgia che in qualche modo però dà tanta speranza al popolo azzurro. Mi spiego rapidamente. In un momento in cui sembrava che questa squadra non giocasse più e avesse perso la sintonia con Garcia, la sensazione personale e anche un po' quella registrata in giro è stata quella del il Napoli si è tolto un peso e guarda, avendo un buon ricordo di Mazzarri, guarda al futuro con una certa speranza, una nuova speranza. È vero, è una nuova speranza, è un rischio, Peppe, per te capitano, i ritorni sono sempre complicati, qualche volta non digeriti bene, no? Sacchi col Milan, Lippi con l'Inter per esempio, i più recenti. Questo di Mazzarri come lo vedi, Peppe? Ma è un momento particolare, credo che fa piacere sempre, come ha testimoniato anche l'opinione pubblica quando aveva sentito e ha avuto l'annuncio ufficiale che Mazzarri fosse allenatore del Napoli. Sai, quando ci sono bei ricordi comunque si accende l'entusiasmo e quindi diciamo che Napoli aveva bisogno di questo, cioè di abbandonare un po' il tutto, perché comunque i loro errori avevano portato il Napoli a una situazione proprio particolare. E quindi l'avvento di Walter Mazzarri sicuramente è uno che c'è tanta esperienza, è stato a Napoli, è stato all'ambiente a Napoli e quindi saprà come ricostruire, penso, sicuramente questa squadra, perché l'entusiasmo non deve mai mancare in qualsiasi lavoro, quindi se vai a lavorare e vai a testa bassa già non ti diverti e quindi tutte le cose non ti riescono. Un poco fa dicevo quindi... sì, prego, scusami Peppe. Appunto, dicevo, questo entusiasmo è giusto che ci sia e fa bene a tutti. Come scelta, chiaramente, ti ripeto, avendo una larga scelta con gente diversa, magari si poteva pensare pure diversamente, però per quello che si diceva in giro credo che sia stata la scelta migliore, insomma, in questo momento. Ci sono tantissimi messaggi in questi giorni di felicità perché c'è il ricordo di Walter Mazzarri, di quello che ha fatto negli anni scorsi. Ci sono anche alcuni giustamente perplessi perché c'è anche lo scetticismo per gli ultimi risultati della carriera di Walter Mazzarri. Franco scrive, per esempio, non sapevo, un po' polemico, che avevamo preso il nuovo Guardiola, forse mi sono sviato dopo 10 anni di sonno, ma Mazzarri perché non l'ha preso a giugno se era così forte al posto di Garcia, eccetera eccetera. Che ne pensi, Dario? Ci sta anche questo, indubbiamente. Va bene, è normale. Ok, vai, prima il capitano, allora, e poi andiamo da Dario Di Gennaro. Prego, capitano. No, scusami. Non ti preoccupare, vai. Ci può stare tutto, è chiaro, non tutti possono essere d'accordo o contenti, però, insomma, diciamo che in questo momento particolare bisogna analizzare tante cose. Il tifoso chiaramente si lascia prendere da altre situazioni, magari si aspettava chissà chi, ma come dicevo prima non è che ci fosse quest'ambia scelta, insomma. Dovendo scegliere gente che si dice in giro che non è che abbia un buon rapporto con i calciatori, insomma, come si fa, uscendo da una situazione del genere, per un allenatore che non ha buoni rapporti, molto litigiosi con i giocatori, ti parlo di tutto, perché ripeto, per sentito dire, io non lo conosco. Come lavora e tutto il resto, però se le parole sono queste, io credo che la scelta dei Mazzarri sia stata quella più giusta, la ripeto ancora. Dario Di Gennaro, su queste perplessità assolutamente legittime di parte della tifoseria. Sono legittime, perché comunque è un passo indietro, se vogliamo, nel processo di crescita di questa squadra. Il problema è che forse la società e noi tutti ci siamo abituati un po' troppo bene negli ultimi anni, addirittura siamo andati oltre le nuvole con Spalletti . E Garcia ci ha fatto un po' perdere fra le nuvole. Adesso è il momento di rimettere i piedi per terra e in questa situazione credo che una persona che conosca l'ambiente, che abbia anche una voglia matta di rilanciarsi
e probabilmente forse ha la squadra più forte della sua vita fra le mani da poter gestire. Probabilmente sono situazioni che possono solo farci sperare nel meglio. E quello che io ritengo forse a questo punto sbagliato è forse la tempistica della sostituzione. Poteva essere fatta nella precedente pausa nazionale, certo. Sì, perché poi alla fin fine qui c'è un falso mito che la sostituzione dell'allenatore va fatta durante la pausa delle nazionali perché ha tempo di poter lavorare con i giocatori in ritiro in vista dell'impegno successivo, ma le squadre di vertice questo tempo in realtà non te lo danno perché hanno una svariata, uno svariato numero di giocatori che sono impegnati con le nazionali. Il Napoli mi sembra 11 o 12 in questa sessione, ma in precedenza ne ha avuti anche fino a 15, quindi in realtà il cambio poteva essere fatto in qualunque momento, soprattutto nella precedente sosta delle nazionali. Sì, perché avrebbe avuto il nuovo allenatore, Mazzarri, anche per lui, anche un calendario un po' più morbido. Torno dal morbido, qui davanti a te ha di ferro, come certo. Dire, le montagne russe da scalare. Atalanta, Inter, Juve, Real Madrid ovviamente tra Atalanta e Inter. Peppe, nel salutarti, il Napoli ha subito quest'anno 13 gol sin qui in 12 partite di campionato, media 1,08, con Spalletti la media era di 0,73, cioè l'anno scorso. È chiaro che Mazzarri dovrà mettere mano anche alla fase difensiva. Ma sicuramente, perché negli ultimi tempi abbiamo preso gol incredibili, ripartenze insomma micidiali, quindi è chiaro che deve essere curato il tutto, insomma non si può andare tutti avanti scriteriati così, insomma tutto quello che si fa secondo una logica, un ragionamento, sì. Quindi ci sono determinate cose che già si stabiliscono prima della gara, insomma quello, i momenti di gioco, le fasi di gioco, come vanno gestite, e quindi qui ne vale l'attenzione un po' dei calciatori, perché lì devono stare attenti, le persone preposte devono rimanere nei propri ruoli a copertura della difesa. Peppe, grazie, un abbraccio forte, capitano, è sempre un grande piacere. Buona giornata, ciao. Un abbraccio al grande Beppe Bruscolotti. Torno a Dario Di Gennaro per un ultimo quesito relativamente invece alla testa dei calciatori, perché effettivamente l'ordine tattico, la questione fisica, qualcuno ce lo scrive, sono importantissimi, ovviamente anche l'impermeabilità difensiva, perché su quella invece la capacità offensiva il Napoli, anche l'ultimo Napoli di Garcia, c'è sempre stato più o meno. Però la testa dei calciatori, ecco, se Mazzarri, te lo chiedo, riuscirà a entrare nella testa dei calciatori superando forse anche le loro possibili legittime perplessità sull'arrivo di Mazzarri a Castelvolturno, ecco lì la svolta può essere compiuta, o sbaglio? Beh, io penso che insomma sarebbero sciocchi e presuntuosi visto l'andamento di questo primo scorcio di campionato, di stagione, se pensassero di non accettare il nuovo allenatore per cercare di recuperare terreno perduto. Spero, ecco, se vogliamo, forse la pausa per le nazionali ha dato loro modo di disintossicarsi dalla situazione napoletana, poter magari respirare aria familiare con i loro compagni di nazionale e rientrare magari chi più chi meno carico per ripartire. Io credo che Mazzarri una cosa non ha perso negli anni, la sua grinta, la sua verve intensa con il quale si applica in maniera minuziosa al proprio lavoro, e credo che sarà in grado di trasferirla, perché in realtà poi se andiamo a vedere bene quello che questa squadra ha ricevuto da Spalletti nei due anni precedenti è anche questo, cioè molto dell'afflato tra allenatore e squadra ha portato il risultato dello scudetto, e quello che è mancata, l'empatia con Garcia. Quindi io credo che Mazzarri in questo sia bravo, perché ha sempre trovato la capacità di farsi accettare, e tra l'altro negli anni credo che abbia perso molte delle spigolature che in qualche modo a volte era difficile, ha smussato quantomeno alcune spigolature sue un po' fastidiose, quindi credo che lo hanno anche un po' frenato, probabilmente anche danneggiato nella sua carriera. Quindi è un'occasione enorme per tutti quanti, per il Napoli, per i giocatori e per lo stesso Mazzarri di rilanciarsi. E il fatto che De Laurentiis, come dire, abbia chiuso il suo commissariamento, abbia lasciato la squadra in mano a Mazzarri, dà anche un messaggio, poi magari ci sbaglieremo, ma un messaggio di relax anche da parte della società, del presidente, che probabilmente si fida della scelta che ha fatto e gli lascia carta bianca per gestire
questa ripartenza. Vediamo che accade, ne parleremo insieme se vorrai. Dario, un grande piacere riaverti qui a Radio Marte. Molto piacere. Un abbraccio, buon lavoro. A voi. Grazie, a Dario Di Gennaro, Rai Sport. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, i vostri messaggi. Egizio scrive: Mazzarri ha un solo compito ed è quello di risollevare questa squadra da un'evidente decadenza fisica ben vista in queste 16 partite. Se ci riesce, il resto va da sé, il pensiero di questo amico. Poi ancora, il problema comunque resta la difesa, a cominciare dal modello Meret per Toni 54. Mazza ha detto che ha studiato Mazzarri, grande Mazzarri, dice questo amico. Però ieri poi c'è stato questo allenamento congiunto con la Juve Stabia. Ne parliamo con il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi qui su Radio Marte. Innanzitutto complimenti per il grande campionato che state facendo, primi in classifica Girone C. C'è il derby con il Sorrento domenica, non vado oltre perché magari non so, lei è scaramantico, quindi mi fermo qui, però sicuramente la stagione sin qui della Juve Stabia è notevole. Noi siamo felici di questa posizione, siamo orgogliosi. Abbiamo il derby domenica e diciamo che quest'anno è un anno difficile perché ci sono tante corazzate, un girone difficile, girone effettivamente, che hanno speso di tutto di più, ma è come quest'anno ci sono stati grossi investimenti e infatti è uno stillicidio. Io vedo sempre che ci sono squadre che spendono da 150.000 euro al mese, squadre che ne spendono 1.500.000 al mese, quindi mi sembra un po' anche ingiusto. Spero che in Lega troviamo una soluzione, essendo anche consigliere di Lega, per arrivare alla riforma prima, perché andare una squadra in Serie B rispetto alla Serie B che ne vanno tre in Serie A. C'è uno scompenso, è vero. Un grande girone col Benevento, con l'Avellino, con le altre squadre campane anche in grande rilievo. Però io con lei volevo parlare anche di ieri, perché ovviamente era presente a Castelvolturno. Questo Napoli di Mazzarri è presto perché non ci sono state partite ufficiali, perché ci sono molti giocatori nazionali che mancano. Però che atmosfera ha trovato a Castelvolturno, presidente? Vabbè, io innanzitutto voglio ringraziare la famiglia De Laurentiis, che c'è una stima reciproca e diciamo c'è un'amicizia e una collaborazione. Devo dire che ieri ho visto un clima molto sereno. Io ero in panchina col presidente De Laurentiis, abbiamo scambiato anche qualche battuta, qualche parola, e più del meno c'era vicino a noi, ho scambiato qualche parola con Osimhen. Ho scambiato qualche parola con Mazzarri. L'ho visti molto molto tranquilli e sereni, anzi molto concentrati, un ambiente, diciamo, un approccio veramente giusto, diciamo, forte, attento un po' su tutto e molto concentrato. Beh, questo speriamo che possa andare a buon fine. Chiaramente davvero il Napoli di Mazzarri, lo sappiamo, ma vogliamo la sua conferma, ha provato, anche se con molti ragazzi della primavera, il 4-3-3? Sì, ha provato il 4-3-3, ma diciamo che non c'è stata questa partitera. Sì. È stato un allenamento congiunto di 12 e mezzo, al massimo minuti. Si è partito. Una quarantina di minuti, 45 minuti di partitella, più c'è altro, è stato molto riscaldamento e questa piccola partitella. Ma tra l'altro noi siamo una squadra che c'è questa forte collaborazione. L'anno scorso ne abbiamo fatto una vera e propria amichevole a Maradona e come si è visto, abbiamo portato anche fortuna, una sorta di scaramantia, e poi il Napoli ha vinto lo scudetto. Quest'anno si è ripreso ancora, però diciamo che ho visto un approccio molto molto importante, molto molto sereno, tutti uniti, tutti d'accordo. Questo è già molto importante, come lei sa bene, essendo un uomo di calcio. Nel salutarla, presidente, so che ha fatto anche chiaramente due chiacchiere con De Laurentiis. Non le chiedo cosa le ha detto, perché magari non riguarda neanche poi il Napoli o quello che ci può interessare, ma come l'ha visto? Abbiamo parlato più che altro degli aspetti delle leghe, certo. Come funziona la FIGC, i prossimi cambi, le prossime elezioni, cioè tutta una serie di cose vanno al di là. Era sereno, era come dire carico anche il presidente? Sì, presidente tranquillo, ma molto contento anche di questa scelta, e devo dire
sono rimasto anche meravigliato. Va bene. E prego, stava concludendo. No, sono rimasto anche meravigliato nel senso che ho visto una positività al primo giorno, mi sembra che era il secondo, il primo. Sì, esatto. Il secondo. Questo un'immersione in un lavoro che veramente che già iniziava a conoscere un po' tutti i secondi giocatori, perché poi tanti primi giocatori già sono andati via e quindi già vedevo questa conoscenza dei nomi, del linguaggio, dei passaggi, delle cose, di Mazzari, sì. E quindi questo grande serenità e grande positività. Segnali positivi, presidente, grazie davvero per il suo intervento. In bocca al lupo ancora alla Juve Stabia per domenica, in generale per il campionato. Ci sentiamo presto, quando vorrà. Che crebbi, e grazie a voi, buon lavoro. Grazie davvero al presidente Andrea Langella della Juve Stabia. Zielinski, lo sapete, ha detto nelle ore scorse: il denaro non è tutto, quindi per questo ho rifiutato l'Arabia Saudita. Vanno avanti e non escludo il rinnovo con Napoli. Poi invece il report, l'allenamento di oggi del Napoli, il Napoli che poi riprenderà la preparazione lunedì. Quindi due giorni di riposo per il Napoli di Mazzarri. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. Quindi Demme potrebbe recuperare per Bergamo, ammesso che sia preso in considerazione. Osimhen si proverà a recuperarlo per Bergamo o per la gara con il Real Madrid. Intanto un po' di messaggi prima di salutarvi. Non ce l'ho con ADL per aver ingaggiato Garcia, non ce l'ho col francese per aver fatto oggettivamente male in azzurro, non ce l'ho con Luciano Spalletti per aver lasciato il Napoli. Le persone da me citate sono dei professionisti e fanno delle scelte in base a delle idee e non in base a volontà di fare male o fare dispetti, scrive Dino Brasiello, ma indubbiamente è così. Se Mazzarri si è aggiornato, scrive invece Antonio da Cellole, come dice non abbiamo motivo di non credergli, che adotti il 4-3-3 possiamo sperare in un Napoli sicuramente più tonico e combattivo, oltre che già pronto a fare quello che faceva benissimo. Forza Napoli, conclude l'amico. Poi ancora stanno fioccando i video e i gol del trio delle meraviglie, che emozioni dal gol del Pocio con il Cagliari al gol del Matador con Lecce con la Lazio, scrive Antonio. È vero, ci sono tantissimi video in questo senso, ma ribadisco, adesso mettiamo da parte il passato, la Marcord di Mazzarri, mettiamo da parte anche per ora le perplessità, dobbiamo solo dare fiducia a questa squadra e a questo allenatore. Personale opinione su Sinner, da spettatore appassionato di tennis da 40 anni, è un ottimo momento di forma per battere Nole, 36 anni, ha dovuto fare un'impresa, dovrebbe ripeterla in finale dopo averne fatto un'altra in semifinale con Alcaraz, che ha aggiunto 2 slam all'attivo. Sarà per tanto tempo un top 10, non di più, ahimè, scrive questo amico. Narciso ci diceva poco fa che sarà numero 1, non sa quando, ma lo sarà al 100%. Io credo in Diego Narciso, per carità, rispetto alla tua posizione. Poi ancora altri messaggi. Forza Azzurri, io credo che con Mazzarri il Napoli potrà volare perché entrerà alla testa degli azzurri. Speriamo sia così, caro Arturo. Intanto siamo in chiusura, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sarnatare, tutto. Vi ricordo, appuntamento da non perdere questa sera 20:21 con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Ringrazio DJ Soriani, che vedo in grande forma oggi in questo momento. Un abbraccio da parte mia e buon proseguimento con i programmi marziani. Ciao a tutti.